Oggi vi voglio parlare di questa meravigliosa Fender Stratocaster. Sigla. Buongiorno amici e bentornati, qui siamo al B&M Blues ed io sono Paolino. Oggi parliamo di una Stratocaster veramente strepitosa, una chitarra magnifica, una special edition del 1993, ma prima di parlare in dettaglio di questa meravigliosa chitarra, vi chiedo di iscrivervi al canale, non dimenticate la campanellina, pollice alto. E i vostri commenti sono sempre molto graditi. Tutto questo gratuito, lo sapete già, ormai questa procedura a voi non costa niente, però dà la possibilità di questo canale di crescere sempre di più e portarvi questi gioiellini che sono veramente dei diamanti negli strumenti musicali. Adesso parliamo proprio di lei. È una chitarra che è un po' che gli faccio il filo, che ce l'ha lì Andrea in negozio da Firebird Strumenti Musicali. È una Fender Stratocaster Special Edition del 1993. È usata chiaramente perché questa è proprio originale del 93. Infatti il numero seriale lo dice proprio chiaro. È una chitarra tenuta veramente molto bene, nonostante abbia i suoi anni, qualche botta ce l'ha, qualche segno ce l'ha, ed è giusto che sia così perché le chitarre vanno usate. Il manico è in acero e la tastiera è in palissandro. Questo bellissimo battipenna, come potete vedere, madre perlato, e i suoi pick-up sono estremamente fantastici. Sono dei custom shop Texas veramente pazzeschi. Tre single coil, chiaramente. Il corpo di questa chitarra è in ontano, pesa circa 3,5 kg, quindi è il peso corretto per una Stratocaster. Meccaniche Fender tengono la cordatura meravigliosamente, sbavature pari allo zero. Una chitarra che dà grandissime soddisfazioni per chi vuole suonare un po' di rock come si deve, ma nel blues. Amici cari, questa è una ciliegina sulla torta, come il suo colore. Che dire, stupendo. Non è un Fiesta Red, è proprio ciliegia. È un rosso ciliegia, molto molto bello. A me piace tantissimo. Bene, andiamo a sentire un po' i suoi suoni e poi noi ci ritroviamo per concludere un po' su questa chitarra. Thank you.
rieccoci tornati dopo aver sentito i suoni di questa meraviglia. Beh, la abbraccio perché io ci sono molto affezionato a questa chitarra. È un po' che Andrea gliela vorrei portare via. Il prezzo di questa chitarra usata con la sua valigia originale è di 1299 euro, prezzo abbastanza importante per una chitarra usata. Qualcuno potrebbe storcere un po' il naso perché ogni tanto qualcuno mi scrive: su un usato è troppo. Beh, questa chitarra li vale tutti quei soldi, perché comunque i suoi pick up custom shop, la tastiera in palissandro degli anni 90, quindi il vero e ottimo palissandro, la fa diventare questa chitarra un gioiellino molto prezioso. I 1300 euro, 1299 che la vende Andrea, beh, a parer mio li vale tutti, e chissà, magari non gliela riporto neanche più in negozio, non si sa. Vedremo come va il cammino. Per adesso la trovate ancora in negozio, e che dite? Aspetto i vostri commenti su questa chitarra, sui suoi suoni. Naturalmente ve li ho fatti sentire sempre sul valvolare Epiphone, quindi chitarra, amplificatore, senza effetti, pura, così siamo andati a microfonarlo e a registrarlo. Quindi non abbiamo messo chissà quale effetto particolare per farvi sentire questa chitarra. Amici, noi ci ritroviamo giovedì prossimo, sempre qui al B&M Blues, per parlare di altri strumenti musicali. Vi aspetto. Lunga vita al blues, amici. Buon pomeriggio.